Da che pulpito? Perché Berlusconi era quello che diceva a Schulz se voleva venire a fare il capo in Italia, ha espresso cioè, ha commentato la Merkel. Io non Infatti riporto quello che Berlusconi ha fatto una diceva brutta Berlusconni fine, sulla forse ha Merkel. imparato la Quindi che oggi lezione. ci venga a fare lezioni di cordialità istituzionale mi sembra abbastanza Forse perché l'ha grottesco, per imparata. non dire peggio. Poi dico, tutto si può dire e non dire. La verità è che i toni da parte del governo, del nostro Presidente del Consiglio, dei nostri ministri non sono affatto dei toni offensivi verso l'Europa. Certo, se l'Europa Però ci ci sono dei attacca, toni che sono beh, cambiati ma nel corso, diciamo guardi così, che c'è anche da stato chi parte di in Europa ha Salvini. detto che in Italia ci sono dei nuovi Mussolini, cioè noi siamo stati pesantemente offesi da commissari europei, da rappresentanti delle istituzioni europee. E quindi a fronte di questo, che semplicemente si porti all'evidenza che c'è un Presidente del Parlamento europeo che si è reso ridicolo ed è stato imbarazzante vederlo barcollare in momenti di È vertici. malato. Sì, vabbè, malato, va bene. È malato. In casi di vertici internazionali, dico, possiamo anche dire nasconderci dietro un dito, però non è questo il punto. Il punto è che bisogna appunto concentrarsi su questioni cruciali, nodali per l'economia, ma non solo italiana, per l'economia europea. Quello che è stato poco fa detto, io lo condivido. Bisogna concentrarsi su ciò che è possibile fare al momento nell'ambito dei trattati, quindi ad esempio la Golden Rule. Non si parla di flessibilità, si parla di deficit molto, molto importante per sostenere un piano di investimenti straordinario, se l'Unione Europea accetterà, perché poi alla fine questa cosa si è sempre detta negli studi televisivi, ma non è mai stata veramente fatta una battaglia per questo in Europa. Il PD ha avuto il 40% alle scorse elezioni, non ho visto questa battaglia. Allora noi abbiamo tutta l'intenzione invece di portarla avanti questa battaglia, di tirare fuori allo scoperto chi vuole veramente fare le riforme in Unione Chi è questa Europea, signora? Chi anche è? sui vincoli di bilancio. Chi le vorrà fare, le farà. Se tutti le vorremmo fare e salvare l'Unione Europea da questa follia di sistema, di vincoli che sono contrari a ogni criterio, ad ogni parametro di crescita economica, perché in tutto il mondo si fa deficit per la crescita, tranne che in Europa, allora se questo si farà, ebbè, viva, evviva. Se non si farà, poi si pagheranno le Professor conseguenze. Sapelli, è Francesca Donato della Lega, che sentivo che chiedeva chi è questa signora, giusto? Ah, sì, mi scuso perché non No, posso no, vedervi, lo so, infatti, per ma questo glielo. l'onorevole è perfettamente d'accordo, mi compiaccio e mi compiaccio che nella classe politica avanzi un orientamento così meditato e così serio. Cioè,